Buongiorno a tutti e benvenuti allo spazio dedicato alle interviste di Holistic News. Oggi con noi abbiamo la dottoressa Francesca Ciuffi, biologa nutrizionista psicosomatica, ideatrice della dieta del sorriso, una dieta che adotta una visione sulla nutrizione di tipo olistico e che tiene conto non solo del cibo, ma anche del fattore spirituale ed emotivo. Ciao Francesca! Ciao Gabriella, buonasera a tutti e grazie dell'invito in questo spazio. Grazie a te per la tua partecipazione. Allora Francesca, la prima domanda che vorrei farti è come hai vissuto questa esperienza di quarantena, di lockdown? Allora, questa esperienza di quarantena vorrei che me ne avessero tutti quelli che magari sono un po' stressati dalla limitazione, no? Di non poter andare fuori, di non poter vedere gli amici, eccetera, eccetera. Io l'ho vissuta abbastanza serenamente, perché ho preso l'occasione per ritrovare quei tempi che magari mi erano non concessi nel momento in cui dovevo correre avanti e indietro per lavoro e anche non per lavoro. E forse devo dire che lo stress mio, personalmente avevo più stress prima, indipendentemente dalle considerazioni sul virus e su quello che sta succedendo globalmente, quindi sulla gravità del problema. Personalmente però questo tempo lento mi ha permesso di riflettere di più, di dedicarmi per esempio a delle attività che avevo perso come la scrittura, di ascoltarmi anche un po' di più sulle mie necessità, da tutti i punti di vista, insomma, no? Del riposo o anche del silenzio o comunque anche da un punto di vista, dato che sono una nutrizionista, ma mi hai presentato giustamente, anche nella ricerca di una mia strategia alimentare, di un mio stile alimentare che prima a volte davo un po', non lo dovrei dire, però per caso, no? Facevo delle cose anche che forse non corrispondevano veramente all'ascolto mio su quello che amavo mangiare o comunque scegliere o cucinare, eccetera, eccetera. Certo, bello, mi sembra giusto. E senti, e ovviamente poi tra qualche giorno usciremo da questo isolamento. E diciamo, dal lato della tua esperienza professionale, quali consigli ti senti di offrirci per affrontare questa situazione? Allora, intanto riprendo, mi collego alla seconda domanda a partire proprio dalla prima, cioè le collego insieme. La dieta del sorriso che ho cercato di ideare grazie alla formazione, ma grazie anche all'esperienza sul campo, è quella che ha come acronimo CONSORBEN, cioè consapevolezza, sorriso e benessere. Quindi forse gli ingredienti per un buon stile alimentare e anche per un buon benessere psicofisico stanno proprio in due parole, cioè consapevolezza e sorriso. Consapevolezza in tutto ciò che facciamo, da un punto di vista nutrizionistico, quello che scegliamo di mangiare, la spesa che scegliamo di fare per praticamente approvvigionarci di nutrienti che poi mettiamo nella nostra dispensa e che saranno quelli che piano piano nella settimana dovremo consumare, e le nostre necessità energetiche a seconda del tempo, a seconda degli orari, a seconda anche dell'attività fisica che facciamo. Sorriso perché tutto questo lo dovremmo cercare di fare col sorriso, per questo ti ho anticipato che per me è stato un momento sereno, cioè indipendentemente da tutto, no? Perché il tempo mi ha permesso di fare tutto questo in modo più tranquillo, rilassato, quindi piacevole. Cioè il sorriso per me vuol dire fare le cose anche con equilibrio, ma col sorriso, cioè piacevolmente. E uno degli ingredienti, per questo mi collego alla seconda domanda, uno degli ingredienti principali del sistema immunitario, non sono l'unica che lo dice, ma anche i medici, no? Un po' ci convertono noi biologi olistici, cosa vuol dire? Certo. Che sì, magari teniamo ad una cura del benessere, prendere cura del benessere da un punto di vista un pochino più naturale, no? Senza adottare il farmaco per dormire, il farmaco per il mal di stomaco, eccetera, eccetera. Però io penso che far tutto piacevolmente renda il corpo morbido, rilassato, per cui il sistema immunitario ne gode. Chiaramente il sistema immunitario poi deve poter avvalorarsi di nutrienti essenziali che rendano il corpo forte, quindi meno aggredibile dall'esterno anche da batteri, virus o comunque aggressori, no? In questo periodo per esempio ci sono le allergie, no? Anche da un punto di vista allergico, più il corpo è forte più sostiene il disagio che si ha nella liberazione di vitamine.
Quindi come si mantiene il corpo forte? Intanto l'abbiamo detto, facendo cose piacevolmente col tempo giusto. E poi coi tempi giusti anche riuscire a curarci in modo naturale. Non dico curarci anche se non è una parola che mi piace tanto, però curarci cosa vuol dire? Per esempio, ti faccio un esempio, il sistema immunitario ha bisogno di liquidi, cioè deve avvalorarsi di sali minerali. Da cosa li prendiamo i sali minerali? Principalmente bevendo acqua. Se non amiamo tanto l'acqua a temperatura ambiente, perché sennò diamo shock allo stomaco, cioè praticamente l'acqua fredda impone uno stress per l'organismo e il sistema immunitario non ne vuole del stress, più lo rendiamo tranquillo e più lo sta bene. Quindi acqua a temperatura ambiente oppure tisane fatte nel giusto modo, perché anche la tisana non è una cosa che si dovrebbe fare a caso, no? Ti dicevo appunto del tempo, recuperiamo un pochino la consapevolezza, dato che abbiamo tempo per poterla fare in questo momento, cerchiamo di sfruttarlo il tempo bene. Quindi una buona tisana, ti do due dritte tecniche, diciamo, una buona tisana per il corpo e quindi mantenere il sistema immunitario e anche il corpo forte, ci dovrebbe approvvigionare nella prima parte del giorno di sostanze antiossidanti o comunque polifenoli o comunque sostanze che siano toniche, abbiano la potenzialità di rendere tonico il corpo, quindi tisane e frutti di bosco, tisane per esempio la rosa canina, che è un ottimo veicolo di vitamina C, oppure zenzero, cioè, limone, arancia. Mentre nella parte seconda della giornata, dove noi abbiamo già messo in conto tante attività, no? Quindi mentali, fisiche, biologiche, chiaramente quando potevamo andare a fare una corsa, attività sportive, allora abbiamo bisogno invece di detossificarci, perché ci siamo un pochino acidificati. Tutte le attività biologiche e anche pensanti comportano un'acidificazione del corpo. Siccome il corpo dovrebbe invece mantenersi alcalino per non essere infiammato, è bene che noi ce li togliamo un po' intorno questi acidi, no? In questo periodo, per esempio, io sono meno acida, cioè sono acida internamente, proprio perché ho più tempo e il tempo lento rende il corpo grazie morto. Grazie al lockdown sei riuscita. Comunque, durante la fase della giornata, quindi tisane alla curcuma, tarassaco, cardomariano, tutte piante che detossificano. E poi ti dirò, sebbene non è che non sono una grande fan dell'integrazione per forza, no? Cioè, oggi si pensa che l'integrazione sia una cosa da fare necessariamente, perché forse i cibi si dice che hanno meno nutrienti essenziali, sono più artificiosi, l'industria l'ha un po' trasformata e ha tolto i nutrienti essenziali. Comunque un buon integratore di vitamina C secondo me ci sta, anche perché siamo in primavera, abbiamo bisogno un po' di antiossidanti, e oggi sul mercato ci sono dei buonissimi prodotti, Gabriella, perché forse hanno notato che ce n'era bisogno, no? Visto anche in che periodo stiamo vivendo. Il periodo, chiaro. Il periodo di vitamina C insieme allo zinco, perché lo zinco è un ottimo minerale che rafforza il sistema immunitario. E poi cibi freschi, mangiare cose cucinate, appunto, abbiamo tempo anche per far questo ora un po' di più, no? Invece di ricorrere a cibi conservati, a riempire la dispensa, chiaramente abbiamo bisogno anche di quelli, però cuciniamo, cerchiamo di fare le cose da noi, mettiamoci anche la nostra energia, che anche quella è piacevole, magari condividendola con le persone che stanno in casa con noi. Certo, come un anti, diciamo, acidificante potrebbe essere ottimo anche il limone. Brava, bravissima, hai toccato un punto essenziale, facciamoci quindi un buon bacizzante, si dice, naturale, ecco, invece che ricorrere a delle polveri di magnesio, potassio, calcio, no? Ecco. Allora, prendiamo una bottiglietta d'acqua, mezzo litro, te lo dico su mezzo litro le dosi, mezzo limone strizzato, un pochino di zucchero di canna, meglio ancora di miele, e per chi vuole essere proprio un po' trasgressivo, di sciroppo d'agave, che si trova normalmente al supermercato, e che si scioglie un po' meglio del miele nell'acqua, e una punta di sale marino integrale, cioè di sale grosso. E questo è prima di tutto un rimineralizzante, che tutti ne abbiamo bisogno. Come abbiamo detto, il sistema immunitario, la sua base sono i minerali, e cioè ingredienti, insomma, principi. E poi ci batticizziamo, perché il limone, sebbene ha un gusto aspro al sapore, cioè al gusto, scusa, è un potente batticizzante. E questo lo consiglio al pomeriggio, non alla mattina? Questo diciamo che è un pochino, sai, la batticizzazione io penso che sia attraverso questo, e la mineralizzazione sia un po' costana, ne abbiamo bisogno durante tutto il giorno, però sicuramente nel pomeriggio ha un vantaggio maggiore.
Ah, ecco, perché c'è la tendenza di assumere il limone alla mattina. Questo, prima di tutto perché durante la notte sembra che noi non facciamo niente, no? Però il nostro corpo lavora. Chi lavora? Lavorano gli organi motori, cioè il fegato, i reni, e quindi anche loro buttano scorie, no? Nella linfa. Allora, per anche quelle hanno bisogno di scaricarsi. Quindi con acqua e limone la mattina facciamo questa specie di drenaggio interno, no? Quindi è per questo il limone è un superalimento, definito un po' superalimento. Quindi lo possiamo fare durante tutto il giorno, quindi anche la mattina. Forse la mattina, fatto caldo, scorza di limone bollita nell'acqua, ok? Ha anche un effetto sulla peristalsi intestinale, che è molto importante, no? Quindi sul funzionamento intestinale. Quindi va bene. Ah, molto, molto interessante. Guarda, Francesca, ti ringrazio tanto per i tuoi utili consigli e che cercheremo di applicare. Grazie ancora per essere stata con noi e grazie a voi per averci seguito. Grazie a Ciao! tutti.